lasciare un appartamento a Parigi per trasferirsi in una roccia isolata, mollare il lavoro per partire in sella ad un cavallo. Detta così può sembrare l'inizio di una fiaba. In realtà la storia di oggi è molto più vicina a noi di quanto potessi immaginare. Stiamo guidando per le polverose strade della Cappadocia, in Turchia, quando veniamo a conoscenza della storia di Nico, che vive in queste terre da circa 20 anni. Pare che un ragazzo francese che realizzava videodocumentari in giro per il mondo abbia lasciato tutto per trasferirsi all'interno di una di queste piramidi di tufo che secoli di erosione hanno scolpito con cura. Sulla strada per raggiungerlo mi chiedevo cosa può portare un uomo ad abbandonare uno dei mestieri, a mio parere, più appassionanti. Beh, c'era solo un modo per trovare la risposta. Ottimo, siamo appena arrivati. Appena arrivati ci rendiamo conto che Nico ha costruito un vero e proprio ranch. La sensazione iniziale è un po' quella di essere in un'oasi costruita su un altro pianeta. Ci sono alcune persone che lavorano e con un grande sorriso ci accoglie Helen, la moglie di Nico. We will relieve the horses. Yeah. They had their breakfast and they are all together in the paddock for the day. It's nice for them to have a social life. Ready, brrr. The cutest. I'm living with Nico, my husband, and Pablo, our son. Where we live, it's also where we work. We have 21 horses. In quel momento Nico era fuori e Pablo a scuola. Così ne approfittiamo per conoscere Helen. Anche lei viene dalla Francia. So our little goats, 14 babies this year. You will interact really differently with a dog, with a cat, with a horse, with a goat, because they are interacting really differently together. So the goal is to understand this interaction. Ci ha parlato di etologia, la scienza che studia il comportamento delle diverse specie animali. For you is it easier to go deep in relationship with humans or with animals? Oh, I think with humans it's more difficult, but I'm speaking more the animals language. What we have here? Wow. For Italian friend, always Italian coffee. This is a massive mocha coffee. Wow. We live in the farm, that's very important for us. We are making cheese, we try to have our own garden, doing permaculture. And in terms of energy, how are you managing it? Solar panel for hot water, but for electricity, it's from the city. Spesso ci capita di raccontare storie di isolamento totale. Oggi invece abbiamo trovato una famiglia, così le chiedo di raccontarci come si sono incontrati. Me, I arrived 10 years ago, but Nico was already in this place. I was living in Afghanistan. I work for different NGO and foundation. They were helping women to make their own business. I had horses in Afghanistan, and my goal was to ride back these horses from Afghanistan to France. The Iranian border, they didn't let us to enter with horses for veterinary reason. Il blocco alla frontiera con l'Iran ha infranto il suo progetto. Poi, però, come spesso accade, ha aperto una nuova strada. Instead of going back to France, we thought, let's buy some horses at the east of Turkey and cross the country just to have a nice horse trip somewhere. Before traveling here, we contact Nico, who was here, to ask him if it was difficult travel in the country. He answered to us very nicely. And he say when you will come through Cappadocia, you just stop here, you can put your horse for a few days and visit around. So I arrived like that on horseback, and in a way I never leave the place. Così Helen lascia il lavoro in Afghanistan per vivere qui e costruire insieme a Nico la loro attività.
Bene, Nico e Ellen mantengono la loro vita in questo paradiso attraverso dei tour che fanno a cavallo, dove insegnano a cavalcare, fanno dei giri della Cappadocia anche di vari giorni. I loro viaggi a cavallo non temono nessuna stagione e proprio mentre ne stiamo parlando rientra Nico. Pare essere un personaggio abbastanza schivo verso le telecamere, ma non certo verso i suoi cavalli. Welcome. Andrea, nice to meet you, Nico. Presentandosi ci spiega che sta partendo per uno dei suoi viaggi a cavallo. Starà via qualche giorno e che è felice di fare due chiacchiere con noi se riusciremo ad intercettarlo verso ora di pranzo nel paese di Mustafa Pasha. E anche senza una colonna sonora come questa, l'epicità di quattro cavalli e un cane che vagano per quelle terre si percepiva forte. Per rispettare il nostro appuntamento, partiamo verso Mustafa Pasha. Devo dire che appena arrivati in paese non ci è voluto molto per capire dove Nico e il suo gruppo si sono fermati a mangiare. E prima di unirci al tavolo, sono felice di consigliarvi Babbel, che ha sostenuto questo contenuto. È una piattaforma online per imparare le lingue. Ce ne sono ben 14 tra cui scegliere. Io, ad esempio, ho deciso di affidare a Babbel il mio approccio con la lingua francese, da zero. On travaille ensemble. On travaille ensemble. Ottimo, la sto usando ormai da un paio di mesi e devo dire che ho apprezzato molto la grande varietà e la qualità delle attività didattiche proposte. Esempio, ascoltare podcast guidati in francese per migliorare la listening, brevi lezioni da 10 minuti che cerco di fare 4-5 volte a settimana e ogni giorno ci sono insegnanti qualificati disponibili per fare conversazione. Insomma, da quello che ho notato io, Babbel propone una nuova lingua in modo leggero, divertente e efficace per l'apprendimento. Vi terrò aggiornati sui miei miglioramenti, spero. Nel frattempo vi lascio qui sotto in descrizione un link da cui potete ottenere fino al 60% di sconto sui piani di 6 mesi, 12 mesi e sull'accesso a vita a Babbel. Ora continuiamo con il video. Bene, questa è la situazione. Tutto il gruppo si è riunito a mangiare in questo posto, parcheggiando qui sulla strada i vari cavalli. Chiediamo al locale la disponibilità di una saletta e iniziamo la nostra chiacchierata con Nico. Like what happened in your life to from France to change it? Like where are you from? You mean the fact that I came to horses? Yeah. It was maybe an old dream, you know, because I'm born in a farm, but I didn't have the opportunity to have a horse. I learned to be a rider when I was at the horse riding school in France, but I learned to be a horseman here in Turkey, buying horses and try to understand them, living with them. Actually, I was a filmmaker. Then I started to live in Paris and to live from the fact of producing and making films. And it happened that I travel a lot in all Asia to make some documentary. And it's at this opportunity that I was in Afghanistan in 2001. Nico si trovava in Afghanistan l'11 settembre 2001 e in un istante lo scopo del suo lavoro è completamente cambiato. It was just at that time that the Twin Tower blown up, yeah. And suddenly all the world was looking after Afghanistan, like the main interest in the world. It was not interesting to put this in my documentary because I was there to film and to interview the normal life of people, not the war. Okay, so I decided to leave. But something interesting was that I couldn't take a plane directly to Pakistan where I wanted to interview another person. I had to take 5 different planes to arrive in Karachi. So I thought, no, I'm not going to spend 5 days in a plane. I saw those horses and I said, okay, maybe I can buy one and just cross the mountain, you know. Maybe I didn't realize that it will take me 1 month, but this is what I did. Anche nel caso di Nico, è un fattore esterno fuori dal suo controllo a mostrare ai suoi occhi una via nuova. Così parte per un lungo viaggio a cavallo verso Karachi. Basically you have one horse for you
and one horse to pack all your luggage. And the luggage horse or the pack horse would carry like between 60 and 80 kilos. Quell'esperienza segnerà una grande svolta nella sua vita. Okay. I continued a few years to film, and then I wanted to do something with horses. That's why I came here. So I started to sell my tour, but like more normal tour, like receiving person, making a standard trail with an itinerary. And now it's what I'm still doing. I always say I don't have a job, I have a way of life. È un po' come se avesse deciso di lasciare la realizzazione dei documentari per entrare direttamente nel suo documentario. Is there like a specific reason you choose this place and not? Yeah, because it's just a perfect spot to make what I like. It's fast horse trail. There is no fence anywhere. You can change route when you want. And at that time there was no serious person doing it. I saw an opportunity actually to do something with horses. Bene, durante il pranzo si è aggiunto qualche personaggio dall'esterno, è arrivata una chitarra, un tamburo, si è iniziato a suonare, la situazione sta completamente degenerando, ma in senso buono, c'è un'atmosfera tutta sua qua. Where does the idea of maybe buying that piece of land in terms of living on a cave? Living in a cave for me makes full sense because since many times people were living in caves and it's actually very nice in winter, you're warm, and in summer you're cool. I wouldn't like to live in a normal modern house actually here. Per ragioni di privacy, Nico e Ellen ci hanno chiesto di non mostrare gli interni della loro casa e noi ovviamente non abbiamo insistito. Diciamo che ci siamo fatti bastare tutto il resto. I'm quite used to big cities or city life because I used to live in Paris, or I'm not sure that I could handle with that anymore. And also I think it's sometimes difficult to see the life of other people because you can see a lot of poverty and stuff. We are a little bit away of that, but in a way we are hiding sometimes, maybe closing our eyes on what happened around. Okay, this kind of isolation sometimes makes you feel you are not watching the bad aspects of the world. In life you can choose what you are watching, that's it. Sorry. For example, with a camera, you choose to take the friend you want and you hide some of the negative aspect because it helps us to have a better lifestyle, I think. L'aspetto che mi ha colpito di questa storia è che Nico non ha cambiato vita perché quella di prima non lo soddisfaceva. Anzi, ha lasciato il lavoro che aveva sempre sognato da ragazzo. You have any recommendation for like the Italian young people that are watching this video, this documentary? I don't know what to say because when I was young, I always wanted to do something with filmmaking. At the end, I'm not a filmmaker. I'm a horse rider. I think traveling is the best way to get the answer. Obviously, you will meet some people who will give you the answer. Traveling makes you being adult more quickly than if you just stay at home, you know? You grow faster. You grow faster, of course. E forse non è un caso che proprio viaggiando abbiamo sentito raccontare la storia di Nico e Ellen e li abbiamo incontrati. Per noi è un privilegio conoscere persone che hanno trovato così profondamente la propria strada e siamo felici di aver fatto del nostro meglio per condividerla. Grazie per aver viaggiato con noi. Noi ci rivediamo al prossimo video.